Vorremmo fare un breve resoconto di quanto è successo fino adesso a livello nazionale su questo progetto, molto rapido, e fare alcuni commenti e condividere alcuni commenti con voi. E individuare alcuni elementi di diciamo, debolezza che abbiamo avuto, dobbiamo avuto affrontare e modificare alcune cose, e poi presentarvi l'ipotesi che stiamo facendo per quanto riguarda le strategie di comunità, in maniera tale che siamo piuttosto, diciamo, condividiamo insieme questa soluzione. Inoltre, abbiamo inviato un calendario sui prossimi incontri per quanto riguarda le strategie di comunità e abbiamo questa volta cambiato leggermente l'impostazione perché abbiamo proposto noi degli orari e sperando che vadano bene degli orari dei giorni, dandoli con grande anticipo, mentre l'altra volta abbiamo cercato di definire, abbiamo definito insieme gli orari e i giorni. Questo però ci ha allungato moltissimo i tempi di realizzazione, in particolar modo degli incontri in persona. E questo non ce lo possiamo permettere, che noi entro dicembre questo secondo gruppo di attività, quindi il secondo laboratorio relativo alle strategie di comunità, bisogna completare. Io direi che orientativamente noi alle 6 completiamo l'incontro. E se facciamo prima, ovviamente facciamo prima, se no ci poniamo questo limite massimo di orario. Allora, io dico, passerei la parola a Raniero, non che ci racconta un po' i numeri delle questioni che abbiamo affrontato, dando però un primo commento complessivo, ossia un primo. Noi siamo molto soddisfatti di cosa è successo in questo primo e secondo laboratorio. Immaginate che il primo è completato, tranne 5, adesso poi ce lo dice Raniero. Il secondo incontro del primo laboratorio, stiamo al decimo, undicesimo incontro, quindi insomma siamo contenti perché ci sono molte persone interessate, insomma soddisfatto. Certo, non tutto va benissimo, nel senso che ci sono alcune aree dove è più complicato, è stato più complicato. Però con un po' di calma, anche nelle aree che avevano delle effettive difficoltà, siamo riusciti a trovare il modo per poter fare questi laboratori e avendo un riscontro anche in questo caso positivo, un po' più lento, ma positivo. Quindi il percorso è avviato, siamo contenti anche perché molti degli attivatori ci hanno stimolato a fare altre cose, insomma, e hanno mostrato un interesse piuttosto significativo nei confronti di quello che noi stiamo facendo. Noi abbiamo fatto un percorso che diciamo, c'è un livello piuttosto basso, medio, insomma, in maniera tale che possa essere accessibile a tutti quanti. Ovviamente se c'è qualcuno che vuole fare di più, medio come impegno e non come capacità intellettiva di capire quello che dobbiamo fare. Però se c'è qualcuno che vuole fare di più, che c'è interesse ad aggiungere altre cose, ovviamente noi siamo disponibili. Per noi l'importante era garantire per tutti quanti un'impostazione tale per cui in un certo numero di ore, un certo numero di tempo si potesse affrontare. Se c'è di più, noi siamo contenti. Anche su questo poi ne parleremo. Passerei subito la parola a Raniero, che ci fa un quadro della situazione attuale e poi ritorniamo a ragionare un po' insieme. Allora, grazie Adriano, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, vado rapidamente per dire, come sapete Community Pro è un progetto molto ambizioso, anche un po' diverso rispetto, come dire, allo standard abituale di cittadinanza attiva, insomma, cerca di indagare anche altri elementi delle comunità, oltre a quelli che prioritariamente segue abitualmente l'associazione. È un progetto molto complesso, sia negli obiettivi sia nelle modalità di lavoro comune, e questo naturalmente ci ha portato in questa iniziale fase ad affrontare tutta una serie di complessità, non dico criticità, ma sicuramente complessità, che ci stanno, come dire, portando, insomma, Adriano lo diceva, insomma, nella prima scadenza, quella per la realizzazione delle mappe di comunità, completeremo il percorso a settembre. Diciamo che la parte più significativa è stata fatta, nel senso ben 15 sono le regioni realizzate. Adesso nel mese di agosto avremo gli appuntamenti in Veneto e in Valle d'Aosta, mentre 3 sono quelle che andranno a settembre, che rispondono però, diciamo, a
questioni di causa, forza maggiore, veramente diciamo dei contrattempi, se con degli imprevisti piuttosto significativi, e tra questi appunto sono Lombardia, Basilicata e Trentino Alto Adige. Quindi il quadro è pressoché completo, ovviamente poi nel mese di settembre andremo a completare anche la restituzione, quindi i secondi incontri delle mappe di comunità, però crediamo anche che questo lavoro importante, intenso, che è stato svolto, ci aiuterà anche invece a snellire un pochino la fase successiva, quella delle strategie, ossia a renderci un pochino più operativi, più snelli tutti insieme. Nel senso, noi in qualche modo abbiamo assunto meglio le redini del percorso, e dall'altra ovviamente chi sta lavorando sul territorio, perché comunque già sa un pochino, si è impratichito in qualche modo del metodo che stiamo seguendo. Quindi probabilmente insomma il lavoro sarà un pochino più veloce, anche se non meno impegnativo. Ci ho detto, per l'appunto, la gran parte degli appuntamenti sono stati realizzati, adesso poi a settembre incominceremo appunto invece la fase legata alle strategie, nell'ultima parte del mese di settembre, e in questo momento appunto ci stiamo incontrando anche per fare quel salto in più che ci consenta un pochino di capire che cosa andiamo a fare nei prossimi mesi, e ci aiuterà anche a meglio comprendere il percorso nel suo insieme. Detto questo, gli elementi di criticità sono stati vari e diversi. A me consta, diciamo, sottolinearne giusto due o tre che è bene tenere a mente anche per il proseguimento dei lavori. Sicuramente noi ci siamo ritrovati nel secondo incontro delle mappe di comunità, quello volto alla restituzione, ripercorrendo in modo piuttosto pedissequo, diciamo, gli elementi emersi nel primo appuntamento. Questo anche perché è stato utile un approfondimento ai fini di meglio declinare quanto emerso. Che cosa significa? Che quando sinteticamente noi segniamo quello che emerge dai partecipanti al laboratorio, talvolta si perde un pochino il senso profondo che si vuole dare a quella segnalazione, quindi ha una valutazione, se volete, più politica, diciamo, un'attribuzione più politica che quella segnalazione ha. Questo potrebbe essere l'uso con una più, diciamo, puntuale declinazione delle segnalazioni nel momento in cui appuntiamo le cose, ma certo è che questo insomma fa parte del percorso che stiamo facendo insieme, quindi sicuramente nelle prossime tappe magari avremo maggiore ricchezza di elementi per aiutarci a completare questa fase. C'è un altro elemento che, se volete, a questo è connesso, forse meno di quello che sarebbe stato utile, è stato come dire, il contributo corale da parte degli attivatori in termini appunto di segnalazione, perché nel momento in cui noi andiamo a raccogliere sui tabelloni e le diverse indicazioni che provengono dai partecipanti del laboratorio, contestualmente naturalmente il singolo attivatore può certamente approfondire anche per conto suo. Io stesso prendo degli appunti durante l'incontro, e questo naturalmente per noi sarebbe un elemento di grande ricchezza, di ulteriore ricchezza, proprio per affinare questo percorso nel suo insieme. È un problema non superabile? Assolutamente no, nel senso che, come si diceva prima, è sicuramente parte di quel percorso che stiamo facendo insieme in termini anche di formazione, per condividere un metodo che ovviamente ci consentirà meglio di sintetizzare elementi e i contributi che vengono appunto dai cittadini che partecipano al laboratorio. Comunque, complessivamente, secondo noi, diciamo, le risultanze che stanno emergendo sono molto interessanti, la partecipazione è piuttosto alta, piuttosto significativa anche in termini di motivazione. Ci diciamo che spesso e volentieri ci sono tre target diversi che intervengono in qualche modo nel mondo degli attivatori, che sono magari dei ragazzi più giovani che si accostano all'associazione anche esterni al vissuto associativo e che mettono in gioco anche il loro percorso professionale. Persone interne che hanno accolto con grande entusiasmo questo lavoro, questa sperimentazione
che il comune porta con sé, e dall'altra altri che ovviamente hanno guardato con l'attenzione necessaria per cercare di far proprio questo patrimonio, magari venendo da un'esperienza più specifica. Faccio una considerazione su tutti, intanto per intenderci, magari chi ha un'esperienza legata fortemente al TBM ovviamente fa una maggiore difficoltà ad avvicinarsi ad un approccio che è leggermente diverso dal lavoro che diciamo, tradizionalmente viene svolto. Poi in realtà scopriamo che tutta questa distanza dal punto di vista metodologico per l'appunto non c'è, ma che si può appunto fare un percorso insieme. Quindi questi sono gli elementi, se volete, di criticità che stiamo evidenziando, non perché riteniamo non superabili, ma perché pensiamo ci possano essere d'aiuto, mettendoli bene in considerazione nel proseguimento appunto del lavoro. Da ultimo, e chiudo, le modalità di convocazione dei cittadini. Non v'è dubbio, anche se in alcuni casi è stato fatto un lavoro straordinario di comunicazione sui territori, soprattutto sulle grandi città, ovviamente questo non consente necessariamente di raggiungere gli obiettivi di una più ampia partecipazione, perché su territori diciamo che hanno diverse proposte di carattere culturale e comunque sia ampia, ovviamente l'effetto di comunicazione viene diluito, e quindi la risposta, anche se magari abbiamo un tot di adesioni anche sulle pagine Facebook eccetera, non necessariamente si traduce poi una partecipazione concreta. Quello che vince sia nella grande città sia a livello locale, in territori magari aree interne, piccoli comuni e quant'altro, è il contatto diretto, il porta a porta, magari immediato anche da persone, da responsabili di altre associazioni che ci possono aiutare anche a raggiungere i loro aderenti, e questo lo sottolineo perché l'abbiamo visto anche nella fase di restituzione, quindi nel secondo incontro delle mappe di comunità. Sicuramente quello che preme è appunto il rapporto diretto, insomma, questo credo che chi ha maggiore esperienza già lo sa, però insomma è bene condividerlo, perché è sicuramente un dato che ci aiuta a fare la differenza. Io penso che ho detto a sufficienza, grazie Adriano. Allora, un'altra piccola nota, volevo rimarcare il ragionamento che si fa sugli attivatori e quindi la centralità dell'attivatore all'interno dello svolgimento delle attività che noi andiamo a fare, e sugli attivatori che si fonda questo progetto, sulla loro formazione ma anche sulla capacità appunto di attivare. E quindi noi abbiamo affrontato delle situazioni in cui c'erano maggiore complessità, vuoi perché gli attivatori erano pochi, vuoi perché ci sono problemi sulla localizzazione. Noi abbiamo sempre dato una disponibilità che continuiamo a mantenere anche al di là di queste riunioni, come molti di voi sanno, che ne abbiamo fatte tante che non sono state fatte specifiche su dei posti. E questo secondo noi potrebbe aumentare anche nel proseguimento delle attività svolte, quindi nel momento in cui uno ha un dubbio, c'è una perplessità, non individualmente, non singolarmente, ma insomma a gruppetti. L'importante, come vi dicevo, l'importante è scegliere degli orari un po' differenziati, perché con il calendario che noi abbiamo fatto, come avete visto un pochettino, noi da qui a ottobre, praticamente tutti i pomeriggi, tre pomeriggi su cinque, alle sei del pomeriggio siamo sempre impegnati. Voi o in presenza, quindi anche prima, perché ci vuole una giornata per muoversi e fare, o se no da remoto nei secondi incontri. Quindi un po' forziamo la mano su degli orari già determinati, ma immaginatevi che noi ogni incontro che facciamo va moltiplicato per 20, il che insomma fa capire anche la complessità che voi avete già intuito di questa faccenda. Volevo dire che i temi emersi sono tantissimi, nel senso sono ogni laboratorio, ogni mappa di comunità, quindi su problemi e risorse, ha avuto una caratterizzazione specifica, perché i problemi, le risorse e i problemi sono differenti da territorio a territorio. Però quello che siamo riusciti ad ottenere è una ricchezza di indicazioni, di riflessioni, che a noi ci ha fatto molto piacere. Ci vuole tempo, ci vuole modo, c'è abbiamo un problema, che questo vale per tutti i cittadini, insomma, non solo così, che quando uno dice a Roma che problema c'hai, quello di dice il cinghiale, le buche. No? È vero che ci sono le buche. Ecco. Però diciamo, per esempio, come diceva un nostro amico, dice, ma quanti di voi hanno incontrato mai un cinghiale dentro la città?
Invece, quanti di voi hanno rischiato di andare sotto una macchina perché stavano sulle strisce e quindi non si fermavano? Molti di più. Perché c'è una forma di adesione alle problematiche, anche se sono secondarie, quando ne parlano i media, quando sono più, insomma, fantastiche, il cinghiale che bruca, che grufola, come si chiama, dentro una piazza di Roma, insomma, fa sicuramente effetto, questo non c'è dubbio alcuno. Però altri problemi, per esempio, emergono con più ritardo, con più lentezza, bisogna essere più stimolare di più. Anche problemi grossi, significativi, che possono essere presenti per tutti, però nel laboratorio poi le persone che ci stanno non ci pensano, è il ruolo dell'attivatore, ragazzi, non c'è niente di male in questo, è una cosa molto diffusa in tutti i laboratori che si fanno, è l'attivatore che stimola il fatto di ragionare, di pensare. Poi dopodiché, una volta che uno l'ha preso, il cittadino che l'ha preso e l'ha messo in qualcosa, ne è convinto, non è che noi convinciamo nessuno a dire guarda che questo è il tuo problema. Però bisogna stimolare molto perché per passare dalla questione dei cinghiali e delle buche, poi al traffico, all'inquinamento, al fatto che non ci sono i presidi sanitari, via discorrendo, è un percorso. Immaginatevi che alcuni di voi sono già preparati su molti di questi temi, ma noi contiamo dei 400-500 persone in questo momento girano intorno ai nostri laboratori e che possono non avere delle competenze specifiche, no? E quindi bisogna cercare di stimolarli per individuare, perché loro ci pensino, insomma, ecco, pensaci un po', dagli il tempo di pensare. Noi facciamo 5 ore in tutto, 4 ore e mezza, non è che sta tantissimo, però anche in questo abbiamo visto che poi nell'ultima giornata, quando uno va a rivedere le cose, emergono fuori delle faccende che non erano emerse precedentemente. Insomma, io cito sempre Staggia, e faccio questo piccolo esempio, che è il nostro intervento in Toscana, che è una frazione di Poggi Bonzi, all'interno della quale passa la Cassia dentro questo paesino. E la Cassia è una strada molto trafficata, ed quando passa nel paesino passa in due corsie vecchie, quindi diciamo 5 metri complessivamente, e quindi sfiora le case. Questo problema di sta strada non è emerso mentre parlavamo. A un certo punto, l'ultimo giorno, quando abbiamo detto ma scusate, ma qua non ci passa la Cassia. Questa roba è passata talmente perché in 5 mesi è crollato un ponte, quindi insomma, non è crollato del tutto, ma non è praticabile, per cui il traffico è stato deviato. E allora non è che hanno perso la memoria, era come se a un certo punto si fosse sganciato questo problema, che però l'hanno vissuto per 50 anni, perché ci sono tutti i muri delle case che stanno sulla cassa che sono sbracciati, perché quando si incrociano due tir, un tir, una macchina, strofinano, si strusciano. Non apro, alcuni di questi paesi non aprono manco le finestre e le persiane perché gliele portano via i camion passanti. Quindi era un problema non marginale. Però è così, capita, succede spesso, perché ci sono dei meccanismi mentali, uno vuole nascondere, ci vuole pensare, lo dà per risolto, lo dà al di fuori delle sue possibilità cambiarlo. Per cui il ruolo dell'attivatore è quello di stimolare. Adesso piano piano le cose per noi si complicano un pochettino, nel senso siamo partiti da un livello molto, molto tranquillo, molto accessibile sul fatto dei problemi e delle risorse, ci abbiamo ragionato sopra, le stiamo restituendo già in maniera più complessa, solo partendo da quello che viene detto, adesso passiamo alla seconda fase. Prima di passare alla presentazione delle strategie, delle cose, se ci sono delle domande, delle richieste di approfondimento. Stiamo qua e poi se no andiamo subito dopo. Intanto si prepara chi è Erika o Alessandro? Erika, ok. E condivido Staggia per far vedere oppure vado direttamente con. Allora, la restituzione l'ha avuta solo legata al secondo incontro chi è che non l'ha fatto? Aosta non l'ha fatto sicuramente il secondo incontro, giusto? E neanche Bassano per il secondo incontro delle mappe. È vero? No, no. Ok, allora facciamo vedere prima Staggia e poi vediamo. Non ci sono domande? Vado, proseguo? Ok, vado. Scusa Adriano, solo una sottolineatura che sai che faccio sempre perché tu ricordi della possibilità di dare ulteriori contributi rispetto al percorso già stabilito, quindi di tutta questa serie di appuntamenti che già fissiamo. Adriano prima ci ha ricordato della possibilità diciamo, poter portare contributi anche altri diversi in una fase altrettanto diversa, diciamo, del percorso stabilito, è una possibilità, è un'opportunità, non è un vincolo, non è un obbligo,
che stiamo dando, per cui l'ha citato perché in alcuni casi, seppur piuttosto limitati, però insomma è emersa la volontà di alcuni attivatori di fare qualcosa di più, e quindi giustamente noi stiamo dando la disponibilità in questo senso, e era questo che Adriano faceva riferimento citando, diciamo, l'individuazione di orari diversi da quelli già indicati, che ovviamente sarebbe complesso riportare nuovamente. Tutto qua. Ok, allora noi diciamo per coloro i quali non hanno avuto la restituzione, lo facciamo molto rapidamente. A questo punto stiamo parlando del secondo incontro del primo laboratorio, delle mappe di comunità. Fermati. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le indicazioni che sono emerse all'interno del primo laboratorio con i cittadini e le riportiamo, le abbiamo solamente modificate. In questo caso abbiamo costruito, torna un po' indietro, stiamo costruendo un documento che raccoglie le mappe, le strategie e il piano di comunità tutti insieme. Ogni documento afferisce ad un'area specifica, in questo caso Staggia Sennese, che è la prima, che in ordine di tempo ovviamente. Andiamo avanti. Quindi abbiamo predisposto questo documento come se fosse un documento da stampare. C'è il gruppo di lavoro, una presentazione di analisi, la descrizione del progetto, andiamo avanti. E spieghiamo il metodo che utilizziamo, le mappe, le strategie di comunità, il piano, i processi, il laboratorio, andiamo avanti. Il laboratorio come è fatto, la centralità del laboratorio, questi documenti voi già ce l'avete avuti quando siete in cartacei, quando avete partecipato al laboratorio, scritti. E poi parliamo dei partecipanti, quindi in ogni territorio ci sono scritti chi è il responsabile operativo, gli attivatori, i partecipanti al laboratorio. E quando entrate nel laboratorio, siete entrati nel laboratorio, ci avete avuto una scheda in cui si chiedevano dei dati generali, molto, 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 molto generali, molto introduttivi. E noi su quei dati abbiamo fatto qualche statistica, il sesso, il livello di istruzione dei partecipanti, stiamo parlando, l'età, e poi alcune risposte che sono state date ai 4-5 domande fisse che vi abbiamo dato. Poi abbiamo preso delle frasi che sono state dette all'interno del laboratorio e che noi abbiamo trascritto, poi ci sono le registrazioni, che ci sembravano più interessanti, e le abbiamo inserite all'interno di questa immagine. Immaginate che in questo caso non c'è una relazione diretta tra chi l'ha detta e la frase, insomma, però ci sembra interessante mostrare questo tipo di riflessioni che erano già emerse. I temi trattati, e qui abbiamo cominciato la prima parte, le mappe di comunità. Noi abbiamo preso il documento, quello che è uscito fuori dal primo incontro, e abbiamo scritto su una lavagna, queste qui. A parte stiamo scrivendo delle impressioni che sono emerse. Queste impressioni sono state date o dagli attivatori, noi speriamo che siano i contributi più significativi, o se no da noi. E quindi abbiamo cercato di capire quali erano alcuni temi che erano più volte stati trattati e che anche nell'elenco però erano stati trattati in maniera più articolata. Queste qua a sinistra sono le cose che sono state dette, queste qua, ok? Quindi la lavagna che c'era lì. Su questa cosa noi abbiamo detto sì, ok, approfondiamo un pochettino, cerchiamo di approfondire un po' meglio. E qui per ciascuna di queste voci abbiamo incominciato a approfondiamo, e questo è il lavoro del secondo incontro. Quindi noi entriamo nel secondo incontro dicendo: ma la chiusura del presidio sanitario, voi avete chiesto, stiamo parlando di Staggia, era frequentato, che tipologia di servizi erogava, cerchiamo di capire meglio il perché e il per come. La scomparsa di specie animali autoctone, per esempio, avevano detto, ma che vuol dire, che cosa sono, quali sono queste specie animali autoctone? Più abbiamo fatto una ricerca in internet e abbiamo individuato alcuni problemi che emergono da internet, ovviamente, ma che non erano emersi all'interno del laboratorio. Le abbiamo detto, ma ci stanno effettivamente questi problemi, o un'invenzione, una fake news, un accrescimento di un'informazione? Andiamo avanti. Dopodiché abbiamo aggregato, intanto abbiamo fatto questa a sinistra, che è la nuvola di parole, cioè le parole più dette all'interno del laboratorio. Abbiamo rifatto l'elenco e abbiamo aggregato per temi le varie sottotematiche che sono emerse, quindi servizi ai cittadini, luogo di aggregazione e via discorrendo. Uguale, questi sono i risultati del secondo incontro, uguale è per le risorse, sono in verde ma è lo stesso criterio, quindi si parte da questo che è il primo incontro, è uscito nel primo incontro, andiamo appresso. Nel secondo, a seguito di quelle cose dette, noi ripetiamo, approfondiamo delle cose, cerchiamo di approfondire con loro nel secondo incontro. E poi ci sono le aggregazioni a fine del secondo incontro, in cui si raccolgono queste, queste,
tematiche per subtematiche, sottotematiche, e c'è l'elenco completo delle cose. E poi ci sono altri risultati che sono altre riflessioni. Infine ci sono le foto di voi che siete bellissime, che partecipano, che fate il laboratorio, quindi siamo tutti contenti. Dopodiché si entra c'è la mappa di comunità. La mappa di comunità, ci sono queste pagine intermedie, la mappa di comunità è stata scelta questa grafia, fermati, ok, grazie. Questa grafia in cui in verde sono risorse, in rosso sono le criticità, i punti critici, i problemi, e abbiamo cercato di mettere sulla cartina tutto quello che era possibile che fosse graficizzato, se no non l'abbiamo messo graficizzato, localizzato, se no l'abbiamo solamente scritto, cioè, con una grafia che è accessibile a tutti e se ci sembra carina. Okay. Questo qui finisce così, poi ci sono le foto e via discorrendo. Sulle foto abbiamo anche chiesto agli attivatori di andare in giro per il territorio di loro competenza e fare delle foto aggiuntive e di mandarci dei piccoli commenti, no? Sia sulle risorse sia sui problemi, anche con lo smartphone, con WhatsApp, con Facebook, come vi pare, perché noi questi materiali li possiamo prendere e inserire all'interno. Non solo, e questo ve lo dico anche a voi, se avete preso degli appunti nella fase del primo incontro del laboratorio, mandateceli, perché noi da quegli appunti estrapoliamo poi delle frasi. Se non l'avete scritti, l'avete scritto solo a mano, mandateci le foto se la calligrafia è decodificabile. Se no potete farci un Word anche per punti, anche solamente una riflessione vostra, non è un problema, perché così noi le possiamo prendere e accrescere questo documento. Quindi quello che avete visto adesso è la restituzione del primo incontro di laboratorio. E il lavoro del gruppo di lavoro appunto è stato quello solamente di interpretare i dati che erano usciti. Non è cambiato nulla rispetto al primo incontro, sia quello che è stato detto è rimasto. Solamente che ce l'abbiamo elaborato sopra, sempre non aggiungendo nulla e non modificando quello che era stato detto. Si rientra nel laboratorio, nel secondo incontro del laboratorio, con le nostre domande, richieste di approfondimento, stimoli. Si completa il secondo incontro mettendo a fuoco tutti quelli che sono gli stimoli e il gruppo di lavoro esce fuori con questo prodotto che avete visto. Questo prodotto diventa il primo capitolo del piano di resilienza. Non è un prodotto chiuso. Per cui se nel tempo poi a qualcuno di voi viene in mente un'altra ideuzza e ce lo vogliamo aggiungere, o insieme con il laboratorio tutto andiamo un po' più avanti, approfondiamo dei temi, questo è uno schema, lo schema è questo, però si può aggiungere tranquillamente qualche cosa con gran piacere, nel senso che non è bloccato, c'è un avanti e possiamo tornare indietro a riflettere come ci fa. Ci sono osservazioni su questo primo passaggio? Vado per il secondo? Vado, ok. Allora, andiamo sulle strategie di comunità. Benissimo. Noi abbiamo adesso da fare un altro laboratorio. L'altro laboratorio, l'abbiamo chiamato così gergalmente, per capirsi, se no non si capiva il secondo incontro e il primo incontro in macello. Quindi c'è un primo laboratorio mappe, un secondo laboratorio strategie, un terzo laboratorio piano. Secondo laboratorio strategie di comunità è uguale. Primo incontro. Elaborazione dei materiali e delle indicazioni emerse nel primo incontro, secondo incontro di restituzione. Il primo incontro lo facciamo in presenza, l'elaborazione la facciamo come gruppo di lavoro e la restituzione la facciamo come da remoto, in maniera tale che come adesso, insomma, in questa maniera. Questo è il sistema che ci consente a livello di tempi di chiudere, perlomeno, quasi di chiudere, diciamo, a dicembre di quest'anno. Andiamo appresso. Allora, strategia di comunità. Che cosa? Partiamo dal piano questa volta. Qual è l'obiettivo del piano? L'obiettivo del piano è quella di rafforzare le comunità. Rafforzare le comunità e quindi individuare delle azioni che rafforzino la comunità. Perché il laboratorio mappa individua le risorse e i problemi, il laboratorio strategie individua le strategie, quindi le modalità con cui si vogliono risolvere, i criteri con cui si vogliono risolvere i problemi. Il piano individua le azioni, ossia spostiamo sto bicchiere da qua a qua. La strategia dice vorrei un bicchiere trasparente. Okay? Il problema dice ho bisogno di un bicchiere. Quindi, frase prima, ho bisogno di un bicchiere. Voglio un bicchiere trasparente, lo sposto da qua a qua. Okay? Questi sono i tre, sinteticamente, i tre passaggi del ragionamento. Perché vogliamo, scusa un secondo un attimo ancora, perché vogliamo rafforzare le comunità? Perché noi sappiamo che dall'esterno delle comunità
ci sono delle variazioni anche significative di fenomeni, di condizioni che in qualche modo vengono ribaltate sulle comunità stesse. Quali sono questi fenomeni? Abbiamo già visto con la pandemia, i mutamenti climatici, la disoccupazione, per esempio, non so, i modelli economici che sono un po' cattivelli. Insomma, ci sono una serie di situazioni al contorno che in qualche maniera ci possono cambiare la vita. E quindi noi diciamo, se le comunità si rafforzano rispetto a questo contesto che c'è intorno, che non gestiscono loro, in qualche maniera possono forse sfangarla, come si dice a Roma, se arriva insomma, a tirarsene fuori, perché abbiamo visto che, come nella pandemia, ma così con i mutamenti climatici, che mentre i governi si riuniscono per la 29esima volta in 29 anni e non sono riusciti a fare neanche, non la riduzione delle temperature, ma neanche a ridurre le emissioni, mentre ci sono stati centinaia di milioni di persone che hanno cambiato i comportamenti in ragione del problema dei mutamenti climatici. E quindi noi sappiamo che i cittadini hanno, le persone, gli individui, hanno una capacità, e le comunità hanno una capacità propria anche di reagire. La pandemia ha dimostrato quanti volontari hanno lavorato per cercare di migliorare le condizioni comuni, e quindi noi su quello ci ragioniamo. Andiamo avanti. Strategia. Ok, il primo laboratorio sono le mappe di comunità, l'abbiamo visti. Ok, quando si incomincia col laboratorio di strategie, noi si riparte sempre dal laboratorio di mappe di comunità, quindi si ripresentano rapidamente, in 10 minuti, come ho fatto io, quello che è emerso nel primo laboratorio, in maniera tale che chi c'era se lo ricorda, chi non c'era, perché è nuovo, perché arriva nuovo, sa che cosa è successo prima. Andiamo appresso. Queste l'abbiamo vista, adesso è inutile che lo rivediamo, andiamo avanti. Ok. A questo punto si avvia il ragionamento sulle strategie di comunità. Stabilire le strategie non è cosa semplice. Eh? Perché non è semplice? Perché è un fatto complesso anche per i pianificatori. Immaginatevi adesso, io cito spesso il PNRR. No? Il PNRR è un piano che ha una sola strategia, che è quella di dire io investo in opere in maniera tale che creo occupazione e mi tolgo dalla crisi economica. Sulle altre cose è tutto molto più vago la faccenda, no? Per esempio sulla parte ecologica, sulla transizione, si parla di fonti rinnovabili, ma si parla anche dei fossili, quindi è meno chiara la strategia. L'unica strategia vera, profonda del PNRR, c'ho dei soldi, se li investo bene, creo occupazione e quindi devo mettere in moto sta macchina. È tutto. E non è semplice quindi stabilire strategie, anche un piano nazionale che deriva da un finanziamento europeo non è tanto articolato. Però noi riteniamo che invece nella testa delle persone le strategie ci siano. Ovviamente bisogna stimolarle per farle in qualche maniera uscire fuori. E quindi noi partiamo così. L'attività 1, che è la presentazione delle criticità e potenzialità, che adesso chiamiamo risorse e problemi, che è più semplice, anche perché è più corretta anche altre cose. Ma passaggio della mappa 1 che abbiamo visto prima. Poi ci abbiamo alla seconda. Quindi qual è il problema nostro? Il problema è che le indicazioni che sono state fornite dai cittadini sono tutte cose che sono vissute direttamente dagli abitanti. Per esempio il marciapiede, no? Allora io ho il marciapiede rotto, l'arredo, parto dalla cosa più semplicissima di tutte quelle che possono essere. Se c'è il marciapiede, io dico è marciapiede, ok. Io lo vedo, lo capisco questo marciapiede e lo dico. Però il problema del marciapiede non è che si risolve solo lì. Il problema del marciapiede può essere riportato tranquillamente a scala globale. Ne do un'interpretazione, sto facendo un'iperbole ovviamente. Sul marciapiede uno cade, se si rompe una coscia, sta parlando della salute della comunità. Quindi sta parlando di un problema di salute che è un problema individuato a livello globale. Sto parlando del marciapiede, ma posso metterci dei materiali sbagliati, per esempio a grande impatto, posso fare delle soluzioni che per esempio limitano l'utilizzazione del marciapiede ad alcune categorie, ad alcuni gruppi di persone. Quindi di fatto io, parlando sempre del marciapiede, di fatto sto entrando all'interno di un ragionamento che è un ragionamento globale, anche globale. Vi ricordate che c'era quell'ecologo che diceva che le ali della farfalla che sbattevano in Amazzonia, adesso facevano cambiare il clima, non arriviamo in questo dettaglio, però sicuramente moltissime, se non tutte le azioni che noi facciamo a livello locale, hanno una rispondenza a livello globale. E quindi noi che cosa diciamo? Cerchiamo di connettere, no? Marciapiede con pianeta. Quindi tra azioni locali e azioni globali, con due passaggi, da 17 a 4, che è il primo passaggio, il secondo passaggio dove li metto?
Poi adesso ne parliamo. Il terzo punto è quello dell'individuazione della strategia. Quindi ho connesso, ho cercato di connettere il mio problema locale a un problema globale e dopodiché voglio individuare la strategia e lo faccio con tre passaggi. Quale strategia? Come ci rafforziamo? Cosa manca? Ok, questo è l'indice. Non è che ci metto molto, so poche le diapositive, quindi si può fare. Ok, mappa di comunità, abbiamo visto. Ciao, ciao, a posto. Passaggio 2, da 17 a 4. Allora, che cosa facciamo? Noi partiamo da un punto qualunque, che sono per esempio questo qui, che è un punto che ha un suo senso, come si dice, sono i 17 obiettivi delle Nazioni Unite. L'abbiamo parlato nel corso che ha fatto il corso, se lo ricorda, le Nazioni Unite, perché l'avevano già detto nel 92, adesso l'hanno modificata, dicono ragazzi ci sono 17 obiettivi fondamentali che vanno raggiunti entro il 2030, una data qualunque, tanto non ci raggiungono, però dicono queste date così sono carini loro, hanno sempre tanta buona volontà. Ok, e ne dicono 17. Allora noi abbiamo preso, prego, questi 17, abbiamo detto aspetta un attimo, questi 17 possono essere aggregati per dei momenti di crisi, per esempio la crisi climatica, la crisi economica, la crisi demografica o le crisi emergenziali, intendendo appunto quelle che sono possono essere le pandemie o altre situazioni di questo genere. E le abbiamo aggregate. Dove c'è il bianco, vedete che ci sono i bianchi, ci mancano delle azioni delle Nazioni Unite. Questo denota che noi stiamo indirizzando, partendo da quello che ci avevano detto i nostri amici nei laboratori, quindi, verso quattro tipologie, che sono anche un po' strumentali, di crisi, di problematiche all'interno delle quali si possono aggregare i singoli interventi. E poi abbiamo evidenziato in blu quelle che sono gli obiettivi delle Nazioni Unite che sono presenti in tutte e quattro queste situazioni. Perfetto, andiamo avanti. Questo è dia 17 a 4. Adesso facciamo il secondo passaggio e dove li metto. Allora, io ho l'argine del fiume poco curato. Questo argine del fiume poco curato, dove lo metto io? Cioè, in quale di queste quattro categorie? Che cos'è? Torniamo indietro un attimo, scusa. Ancora. Okay. Fa parte della crisi climatica, della crisi economica, demografica, delle emergenze? Ma, per esempio, l'argine può stare tranquillamente nella crisi climatica e può stare tranquillamente nella crisi di emergenza, che può essere un'alluvione, che può essere una cosa di questo genere. Nella crisi demografica? Sì, può essere, ma diciamo un po' più articolata. Crisi economica, ci sono gli orti, non lo so, però diciamo che noi scegliamo diciamo, il primo livello, non andiamo in fondo, perché poi in fondo le connessioni sono tante, e questo è un, tra virgolette, gioco, andiamo avanti, che facciamo con i partecipanti. Ci saranno dei post-it e noi mettiamo all'interno di queste cose, con scritti sopra i nomi delle cose, e le tiriamo fuori uno a uno e diciamo dove mettiamo questo? E le persone dicono oh, quello lì, e incominciamo a discutere su dove metterlo, se è demografica, emergenziale, economica. Non è fondamentale che siano proprio precise, non è importante. Però che cosa ci dice questo? Uno, che il marciapiede è connesso ad una situazione che può essere anche globale. E due, che è connesso a tante altre cose. Per esempio il marciapiede può essere connesso al presidio sanitario, per capire se quello si rompe la gamba, c'è il presidio e c'è un problema. Sto semplificando anche un po' troppo rozzamente, però voi mi intendete. Quindi ci sono delle connessioni che non sono solo tra il locale e il globale, ma dei pezzi che si connettono, perché poi alla fine mi trovo con 10 interventi, tutti nell'ambito della crisi economica. E quindi capisco che i diversi punti che sono arrivati da noi in laboratorio separatamente, ognuno per i fatti suoi, in realtà sono più vicini di quanto noi si possa pensare tra di loro. E quindi sono connessi all'interno di un solo sistema, che è un sistema locale, che è un sistema in cui le parti del locale si parlano, ed è un sistema anche connesso con quello globale. Andiamo avanti. Dopodiché, noi abbiamo fatto questo passaggio, che è un passaggio culturale non da poco. Vai, Erit. Ok. E andiamo a parlare delle strategie. Quali strategie? Abbiamo detto che è complessa fare sta roba, quindi noi che cosa abbiamo detto? Cominciamo a partire da delle scelte fatte semplici, quindi su due possibilità, A e B. Allora, per esempio, questo lo dobbiamo ancora un po' sistemare, però è per capire un attimo. Attendiamo l'intervento pubblico o diventiamo attivi nella ricerca di soluzioni e finanziamenti? Subiamo o stimoliamo le istituzioni competenti? Facciamo da soli o cerchiamo alleati? No? Beh, okay. Ci alleiamo con tutti o gli alleati li scegliamo? Dobbiamo essere un oggetto di interesse di altri o vogliamo essere un soggetto protagonista? Ci disinteressiamo o aumentiamo la pressione sui decisori? Individuiamo quello che debbono fare gli altri o individuiamo quello che possono, debbono fare gli altri e quello che possiamo fare noi?
puntiamo al PIL o puntiamo al benessere? In questa maniera, e ce ne saranno degli altri, ovviamente bisogna, queste sono cose che saranno pronte per settembre, però in questa maniera noi che cosa facciamo? Affrontiamo un ragionamento con tutti, no? Nel senso che mettiamo tutti nelle condizioni di dire, perché se io dico a una persona che non ha capacità tecnica o non ci ha mai pensato solamente, se, quale strategia fare, e lui dice, boh, non lo so, che vuol dire strategia? Se io dico, che facciamo? Subiamo o stimoliamo? Attendiamo un intervento pubblico o possiamo nel frattempo fare qualche cosa pure noi? Lui me può dire, perché è una domanda semplice a cui la risposta, anche un non competente, ma un raziocinante ce la fa a dirlo, no? Dice la sua opinione, poi può essere uno o l'altra, non è un problema per noi. A questo punto noi abbiamo frazionato la scelta strategica in tante piccole scelte, che ognuno di noi c'ha nel cuore, nel senso che di fatto nella sua testa, molte di queste sono già esistenti, lo sono solamente a livello embrionale e solamente non ci sono mai riflettuti sopra, quindi non hanno fatto un ragionamento specifico su questa roba. A questo punto noi sciogliamo, alla fine avremo una strategia che sarà fatta del punto giallo o tutti gialli, o qualche giallo e qualche blu, o tutti blu, che delineano appunto quali sono una parte delle nostre strategie. Andiamo a presa. Il punto B. Scusate, la seconda azione che dobbiamo fare, come ci rafforziamo? Se abbiamo definito delle strategie, adesso noi come cittadini, come ci rafforziamo? Andiamo a vedere, manco mi ricordo più. Ok, allora come abbiamo detto che le comunità fanno delle scelte locali che sono rispondenti a delle scelte globali, ossia hanno una connessione con le scelte globali, abbiamo detto che dobbiamo rafforzare la comunità. Come ci rafforziamo? Cioè, come si possono rafforzare le comunità? Per esempio, cambiando i comportamenti individuali. No? Dico per dire, in questo momento abbiamo il problema dell'acqua, della siccità, un consumo più adeguato dell'acqua domestica è interessante, però per esempio è anche un consumo di agricoltura, perché noi abbiamo tante coltivazioni che utilizzano molto acqua perché sono messe in posti sbagliati, perché vengono messe aree aride, o perché sono coltivate in maniera industrializzata, o perché pesantemente industrializzata, o perché per esempio sono innaffiate a orari sbagliati, o per esempio perché ce n'abbiamo il 40% in più di produzione agroalimentare, visto che il 40% delle robe alimentari sono sprecate, evidentemente ne facciamo il 40% di più. Adesso non voglio dire che dobbiamo togliere tutto il 40% in più, ma basta che poter ridurre del 20% gli sprechi alimentari vorrebbe dire anche consumare il 20% di acqua in meno, perché quelli sono prodotti fatti tutti con l'acqua. E poi noi sempre ci carichiamo di queste responsabilità, ed è giusto, come cittadini, però ricordiamoci che i più grossi consumatori di acqua, a parte l'agricoltura, sono le industrie, per cui, insomma, per carità, c'è anche l'acqua potabile nostra, ma insomma ci sono anche tante corresponsabilità in questo. Per esempio con la microeconomia, no? Allora io cerco di fare in maniera tale che, oltre a cercare un posto di lavoro per mio figlio nell'industria, nell'amministrazione comunale, cerco di dare degli elementi per cui lui possa da solo trovare un'attività e un'occupazione in sede locale, perché è diventato, tra virgolette, un imprenditore, quindi ha una capacità di, come erano gli artigiani una volta, di individuare un mestiere, di promuoverlo e in qualche maniera di lavorare in una scala locale. Posso lavorare molto sul volontariato, no? Le reti di volontariato, tutti questi elementi mi aiutano a stimolare i gruppi di acquisto. No? Sappiamo come i gruppi di acquisto in molti casi hanno risolto tanti problemi anche economici, aiutano, insomma, un gruppo di acquisto che può andare a comprare delle cose ecologiche a basso costo o fare dei prezzi con le produzioni industriali, scarpe, vestiti. So, se c'è un gruppo di acquisto di 300 persone che si comprano le scarpe, uno va da una fabbrica, l'ho visto tante volte andare, e fa il prezzo lui, ovviamente, sulle scarpe con quello della fabbrica, o perlomeno si mettono d'accordo, il che vuol dire che tu fai risparmi fino a 60-70% dei costi con i gruppi di acquisto solidali, le reti di controllo e di attivazione, insomma ce ne abbiamo tante, poi ci aggiungiamo altre. In questo caso ne abbiamo prima stabilito A e B che cosa vogliamo fare, e poi facciamo delle scelte che ci dicono, indipendentemente da tutto, nel senso, oltre le modificazioni che debbono fare gli altri, forse sarebbe opportuno porre attenzione rispetto ad alcune tematiche. Queste attenzioni la possiamo porre noi direttamente,
in auto-organizzazione, o possiamo chiedere alle amministrazioni di ragionare anche su questi temi, quindi di facilitare la microeconomia, di facilitare il volontariato, di facilitare i gruppi di acquisto. Facilitare, non costruire, perché poi se non ci sono le persone che sono interessate non si possono costruire, però facilitare si può facilitare. Andiamo avanti. Alla fine di questa storia facciamo un ragionamento su cosa manca, nel senso, come si dice, un riassunto. Avete visto quando andiamo a fare la spesa al mercato che ci abbiamo l'elenchetto della roba, no? Una alla fine, prima di uscire, perlomeno, non so, io faccio così perché ho una scarsa memoria, prima di uscire al supermercato, quando ci vado il sabato con la mia gentile signora, facciamo l'elenco, io prima di uscire, io riguardo, prima di uscire dalla casa, riguardo se ho fatto tutto, insomma, se abbiamo comprato tutto quanto. Ok, è la stessa cosa. Prendiamo sta roba e diciamo, va bene, abbiamo trattato tutto, abbiamo parlato di forestazione, di raccolta dell'acqua piovana, efficientemente l'abitazione, il metodo di coltivazione, allevamento, modo di vita sostenibile, andiamo avanti. E autoproduzione agricola, assistenza agli anziani, ovviamente ci sono i puntini sospensivi, questi sono elenchi. A quel punto uno dice, no, ma guarda, questa è una cosa che ci può interessare, no, questa non ci interessa, non è un problema, facciamo un promemoria. Se abbiamo fatto tutto, ossia se tutti ritengono di aver sviluppato sta roba, siamo a posto così. Se no, proprio sul filo di lana possiamo aggiungere qualche altra tematica che non abbiamo trattato. Aumento della coesione sociale, reti di sostegno, organizzazione di volontariato, luoghi e servizi, monitoraggio delle risorse, soprattutto tutti i temi che noi in parte prendiamo già dai laboratori, solamente che ogni laboratorio ha la sua caratteristica, noi facciamo un elenco che praticamente di tutti i laboratori, per cui ci sono tante cose che sono state trattate da uno, ma non da un altro, e facciamo questo riepilogo finale. Questo è il percorso che noi faremo in due incontri. Una parte, c'è una parte interattiva, che è quella fatta con gli altri cittadini, che è quello di scegliere in che zona mettersi le cose, che è quella di stabilità A e B, cioè, quindi le crisi climatiche e crisi cose. Poi ci sono quelle di A e B, scegliendo quale delle due faccende. Poi c'è il riassunto finale, in cui dice, ci siamo ricordati tutti. E poi c'è quella parte intermedia, in cui si ragiona un pochettino su quali possono essere i sistemi di rafforzare le comunità, quindi volontariato, maggiore struttura sociale. Non stiamo parlando di azioni tipo ci servono i servizi, no? Stiamo parlando proprio di organizzazione sociale, i gruppi di acquisto, no? Come si organizzi, come ci possiamo rafforzare come cittadini. Io ho finito. Se sono delle osservazioni, delle domande, delle richieste di approfondimento, sono stato chiaro, volete, parliamone. Ecco, una cosa rapidissima, Adriano, solo perché mi sono reso conto, insomma, lo sappiamo, però forse è meglio sottolinearlo, che tra le diverse realtà coinvolte oggi, 3 su 5 realtà devono ancora fare il primo appuntamento delle mappe. Quindi noi abbiamo visto due momenti distinti, quest'ultimo sulle strategie che vedete per la prima volta tutti quanti, mentre le slide che aveva proiettato, commentato precedentemente Adriano, era praticamente la sintesi di Staggia, che in assoluto è stata la prima realtà che ha sviluppato gli incontri sulla mappa di comunità. E quindi voi vedete un lavoro che viene a valle sia del primo che del secondo incontro inerente alle mappe. Questo lo dico perché naturalmente il primo lavoro grezzo era un pochino meno affinato di quello che si è visto oggi, e quindi ovviamente c'è stato un progress, e poi invece c'è tutto il lavoro oggi. Questo lo dico solo perché non vorrei che ci fosse agitazione, come dire, davanti alla completezza. C'è stato un percorso, chiaramente, insomma, per quanto piuttosto rapido. Guarda, il primo incontro, per chi non l'ha ancora fatto, è semplicissimo, insomma, si attaccano due tabelloni e si scrivono a penna le cose che vengono dette, basta, non c'è altro, è semplicissimo. Dopodiché le elaborazioni che voi vedete grafiche le abbiamo fatte noi sulla base di quello. Ovviamente sarebbe molto interessante se voi prendeste degli appunti anche al di là della lavagna, se qualcuno di voi, appunti, riflessioni, stimoli, proprio anche soggettivi su quello che si dice, ovviamente. E dopodiché si ritorna con quelle slide più o meno complete, quelle che avete visto del primo passaggio, e si discute con loro, si ripresentano da remoto, e quindi noi stiamo in questa condizione, quindi è molto più semplice la faccenda, siamo tutti di cose, c'è più concentrazione, si ragiona un po' anche più rapidamente. E poi dopo, e finisce la cosa, noi lo risistemiamo, finisce. Invece il secondo laboratorio, quello sulle mappe di comunità, che ancora nessuno ha fatto, che partiamo a settembre, con strategie.
scusate, con le strategie che di cui partiamo a settembre, per cui ancora nessuno dei 20 territori ha affrontato questo tema, che sarà più o meno così, alcuni approfondimenti li faremo, insomma, un po' di ulteriori cose, però la struttura è questa, gli elenchi saranno un po' più lunghi. In quel caso noi saremo presenti, quindi sarà presente Raniero, in due o tre piazze mi sembra che ci sia pure io, e ci sarà Erika, ci sarà Viola, insomma, di fatto, insomma, copriamo, la maggior parte se le fa Raniero, però copriamo tutti quanti. E quindi vi diamo una mano, insomma, ragioniamo insieme, stiamo lì, quindi non siete soli il secondo passaggio. Poi dopodiché ce ne torniamo a lavorare, se volete partecipare anche alle elaborazioni possiamo mandarvi le bozze, insomma, questo è quello in più, perché penso, non so. E poi dopodiché ritorniamo a novembre-dicembre, a distanza di 18 giorni, mi sembra che Alessandra abbia individuato come minimo, tra il primo incontro di laboratorio e il secondo incontro di laboratorio strategie, e facciamo la restituzione nella stessa maniera in cui l'abbiamo fatto al primo, però in tempi un po' più ristretti. E dopodiché, dopo dicembre, incominciamo col piano, che adesso sul quale incominceremo a ragionare tra un po' per cercare di dare un dettaglio maggiore anche a quello. Però, insomma, non ci pensiamo, è una cosa per volta, sennò qua facciamo confusione. Ok. Ci sono delle osservazioni, delle domande, delle richieste di approfondimento, delle cose che non sono riuscito a spiegare bene? È tutto chiaro? Rosanna Massari, dice qualche cosa. Ti ho beccato perché ti vedo, mia. Allora, chiaro sì, perché vabbè, hai una voce molto calma, tranquilla ed entra tutto, no? Poi e anche tanta pazienza, perché mi rendo conto che appunto ci si perde un po' in tutto questo grosso meccanismo, no? Questo iter che apparentemente sembra facile, no? Perché si tratta di lavorare in un modo relazionale, no? Perché quello che ho capito io, io insieme al gruppo di Milano, che non conosco ancora nei dettagli, anzi sarebbe interessante magari fare un incontro, e, da quel che ho capito appunto si tratta... Allora, io sono all'inizio innanzitutto, ecco, quindi sto cercando delle persone che, anzi, colgo l'occasione per chiedervi appunto a tutti quanti, ma in particolare ad Adriana Raniero, se procedo bene. Allora, io sono in questa fase, sto raccogliendo le adesioni delle persone, adesso devo inviare perché ho avuto un periodo un po' di malattia, quindi devo recuperare un po' di cose, ma invierò la bozza di progetto alle persone, raccoglierò le adesioni. E poi troverò il luogo dove fare appunto questo primo incontro. Io ho collaborato con Acqui, con Giorgio Pizzorni, e quindi mi è sembrato semplice vederlo così a occhio. Però io comunque passo dopo passo c'è Raniero che mi supporta e quindi mi sento sempre. Bene, poi quando hai trovato le persone, poi facciamo un incontro tutti insieme, prima le persone, diciamo, prima anche di fare l'incontro pubblico, possiamo parlarci un attimo, in modo che mettiamo in fila due cose, ragioniamo un po' insieme, non ci sono problemi su questo, lo sa. Comunque, tu hai parlato di complessità. Effettivamente, più andiamo avanti, più la cosa un po' si complica. Ma noi stiamo sempre lavorando molto sul fatto che le complichiamo noi le cose nella sala, saranno sempre semplici, capito? Nel senso che la persona che viene è guidata, quindi la persona che viene si siede, gli diciamo allora questo cartellino dove lo metti? Ma che cosa faresti? A o B? La complessità è quella di costruire delle cose semplici, perché sennò poi ce le perdiamo per strada le persone che vengono, no? E questo viene fatto sul doppio scopo, da una parte di interloquire con le persone, dall'altra parte quella di formare gli attivatori su queste cose. E quindi noi abbiamo un doppio obiettivo, un doppio formativo interno, perché ci siamo resi conto che molti di voi, ovviamente, insomma, hanno bei curriculum, hanno esperienze,
Ma sono esperienze che all'interno di questo metodo sono dei pezzetti dei settori. No? Quindi noi trattiamo il ventaglio completo delle problematiche, dei problemi delle risorse di un territorio. Quindi molti hanno una specificità su alcune cose e poi anche i metodi possono essere differenti. Per cui anche coloro i quali hanno già una capacità operativa consolidata, di fatto anche per loro è una novità. Per cui insomma, siamo tutti quanti più o meno allo stesso livello. Nel senso che non è che sei tu in particolare, l'unica difficoltà tua è che stai un po' in ritardo per le ragioni che sappiamo che non sono una colpa tua, anzi, tu ci hai risolto un problemone, come si dice, per cui c'è questo ritardo. Vediamo. Stai risolvendoci un problemone. Vabbè, ok, Rosana. Ci sono altre? Grazie. Ci sono altre cose? Angela De Caro, ti ho visto in alto a destra. Sì, io volevo dire una cosa, siccome il materiale che abbiamo visto oggi è fatto molto bene e quindi semplifica anche tutto il lavoro che c'è davanti, che per noi è un'incognita o comunque di volta in volta cerchiamo di aggiungere un tassello e avere una visione più chiara, potrebbe essere utile a noi anche per ricompattare un po' le idee, capire il percorso, avere una bozza di questo materiale, anche se non definito, perché sto vedendo che di volta in volta viene poi appunto rivisto, completato, approfondito, però già vedere la mappa o comunque tutto questo questa descrizione mi ha aiutato moltissimo a trovare degli esempi concreti su quello che stiamo facendo e su come un incontro appunto col territorio poi può diventare qualcosa di utile. E Bene. questo mi ha aiutato moltissimo. Quindi Vabbè, questo magari mi fa sì, è piacere fatto questa cosa. benissimo. Grazie. Intanto, sì, ve li mandiamo noi queste. Sulla prima non c'è proprio nessun problema, nel senso che La nostra mappa, sì. sì, la mappa va bene, queste ve le mandiamo tutte, non ci sono problemi. Sulla seconda vi raccomanderei di un po' diciamo, di riservatezza, insomma, coglietelo voi come Certo, no, materiale perché di lavoro. come dicevi tu, permette di semplificare delle cose che invece, se dette in un altro modo, non permettono di coinvolgere il cittadino. Invece, in questo modo diventa tutto più semplice, anche se magari non lo è. Va bene, sì, insomma, con l'unica Ottimo cosa, lavoro. l'unica cosa è la riservatezza sul secondo. Sì. Riservatezza nel senso non lo diamo agli altri, lo No, teniamo no, no. come attivatori. Invece il primo, Sì. non c'è problema, nel secondo incontro glielo diamo Sì. pubblicamente, per cui non ci sono problemi. Va bene, molto Perfetto, bene, grazie. grazie Angela, grazie a te. Allora chi parla? Chi ci abbiamo? Adriano, posso parlare io? Sì, come no, certo. Sì, Paolo? Sì, vai, vai. va. No, senti, volevo dirti, è stato tutto molto interessante e bello. E approfitto che c'è Raniero in linea per dire una cosa. Come sai, noi faremo il primo incontro i primi giorni di agosto. Non è che sono preoccupato, però insomma, dopo Raniero ci aiuterà perché qui da noi i nostri cittadini non sono tanto propensi a parlare, insomma, specialmente di cose. Allora, già che troviamo un po' delle strategie per voglio dire, cercare di coinvolgere la gente. E cercare che tirino fuori le cose che hanno in mente, perché noi montanari siamo un po' così. Quando c'è un pubblico così, siamo un po', diciamo, timidi a tirar fuori le nostre cose. Per cui lo dico già a Raniero, spero mi aiuterà, perché dobbiamo, sì, lavorarci un po' su questa cosa. Ecco, per il resto poi abbiamo già visto cosa c'è da fare, speriamo ci sia una buona partecipazione. Ecco, solo questo aspetto che mi preoccupa un po', però insomma non è che sono Voi, preoccupato più di tanto, ecco, insomma. ok Paolo, voi ce l'avete il 3, giusto? Sì, tre, sì. Ma se vuoi noi possiamo anche fare un'operazione, anche una scheda, aggiungere una scheda in cui loro mettono delle crocette per capire se, non tutto così facciamo, però aumentando la parte diciamo più individuale, quindi da soli possono scrivere già delle cose. Se vuoi possiamo aumentare. Magari, sì, questa magari è una cosa che può aiutare, sì. Ok, allora noi possiamo fare così, possiamo prendere un po' dei problemi che sono emersi in altri territori e ne facciamo un elenco,
loro già ci hanno da riempire Erania, vedi se sei d'accordo, Alessandra, ovviamente Erika. Potremmo fare che intanto c'è la scheda di avvio, per capirsi, il questionario d'inizio, a cui possiamo dare un po' più di spazio, nel senso in maniera tale da dargli più tempo per riempirlo. E poi, dopodiché, partiamo, facciamo le cosette per carine, a un certo punto, dopo un pochettino, possiamo mandare un foglio di carta, un A4, con un primo elenco di problemi, e loro mettono la crocetta per vedere se, o se no gli diamo 5 livelli, 3 livelli di priorità, in cui dicono priorità 1, 2 e 3, in modo tale che loro dicono, secondo me questo è prioritario e questo no, in modo tale che, anche se parlano un po', insomma, li aiutiamo intanto a stare insieme, e poi comunque noi abbiamo già delle risposte già prefabbricate, prefabbricate da loro ovviamente, per cui ci possiamo fare delle considerazioni sopra, no? Per esempio, posso dire, il 20% ha detto che priorità 1 è il traffico, sto inventando, il traffico stradale, il 10% ha detto che è il presidio sanitario locale, e questo ci può facilitare anche l'interlocuzione con loro. Sì, e grazie, questa per per fare questa pagina, insomma, ce la facciamo, insomma, presto, insomma, con Alessandra ci mettiamo e ci è pronta per il 3, insomma, sicuramente. Va bene, grazie. Grazie a te, Paolo. Ok, chi parla? Chi c'è ancora? Ci abbiamo ancora ben 10 minuti, un quarto d'ora. Rosa, Grasso, puoi ci dire qualche parola? Posso? Oh, Giuseppe, sì. Vai. Dai, Giuseppe. Ciao, allora io volevo chiedere solo una cosa tecnica, volevo capire nella seconda attività del terzo incontro, quindi nella collocazione di A e B delle varie tematiche, le tematiche sui cartelli li dobbiamo già stampare a priori oppure li facciamo nel momento in cui c'è il momento interattivo? Quindi nella prima fase si scrivono i cartelli e poi si definisce se inserirli in A o in B. Allora, i cartelli sono quelli delle crisi, dici, la crisi climatica, la crisi energetica, quelle robe lì. Esatto, sì. Noi pensavamo di fare un pannello, dato che la prima è in presenza, quindi pensavamo di attrezzare la persona che viene con già il cartello già stampato e con i post-it in modo che si possono già mettere sopra. Che questo un po' semplifica voi e un po' a noi ci rende possibile anche, insomma, le facciamo tutte e 20 insieme, quindi semplifichiamo il lavoro un po' di tutti. Insomma. Quindi si fanno un po' tutti uguali per tutti gli incontri. Sì, tutti uguali, la base sono tutte uguali, poi vedo che Alessandra... Volevo capire se li dovevo stampare io, quindi prepararli oppure... No, adesso non ci abbiamo pensato, però tendenzialmente possiamo farli pure noi. Mo' vediamo, vedo le faccette che fanno Alessandra e Nero. E poi scusami, ne approfitto per chiedere un'altra cosa. Io ho visto il calendario per quanto riguarda gli incontri. Il nostro terzo incontro avverrebbe il 1° di ottobre e poi il quarto online il 18 per quanto riguarda la Campania. Nel primo incontro le ore, l'orario non è specificato, è perché lo dobbiamo stabilire noi? Ok, sì. Mentre il secondo è già stabilito alle 18.30. 18.30, sì. Allora, okay. il primo incontro dipende da voi, nel senso dalla sala, dal luogo, che cosa, e anche dagli orari che voi preferite. Il secondo l'abbiamo bloccato invece sulle 6.30, perché insomma nell'esperienza che stiamo facendo adesso è l'orario in cui le persone sono più disponibili, sono tornate da lavoro, insomma, è così. Quindi... banalmente il polso nel primo ce l'avete voi, quindi valutate se mattina, pomeriggio, mezzo pomeriggio, sera. Adesso l'esperienza, diciamo, più avanzata la faccio proprio ad Asiago con gli amici del Veneto, perché andiamo in sera tard. Okay, va bene, grazie a te Giuse. Allora posso intervenire? Come no, Rosa, vai. Niente, volevo semplicemente dire, dato che noi dobbiamo definire quelle che sono le strategie, cioè questo all'interno della nostra comunità, in base ai nostri problemi, dobbiamo in qualche modo andarli ad inserire all'interno delle quattro crisi che abbiamo individuato, cioè i 17 punti li abbiamo trasformati in quattro per renderli più semplici, insomma più accessibili, e quindi poi li dobbiamo andare ad inserire all'interno i nostri problemi, quelli che già sono stati individuati attraverso la nostra mappa di comunità, dobbiamo andare ad inserire all'interno di una di queste quattro crisi, giusto? Sì, esattamente così, Rosa. Okay. Esattamente così.
Grazie. E questo è il mezzo, è lo strumento, perché poi sono tutti strumenti, quindi non è che sono cose, insomma, sono solamente strumenti per facilitare il ragionamento con i cittadini. Per cui a quel punto uno incomincia a vedere sulla crisi ambientale una serie di post-it che rimandano a tante azioni, e quindi incomincia a pensare che possono essere connessi, e poi stimoliamo la connessione tra un problema locale che può essere piccolissimo ed è un problema invece complessivo che interessa tutti quanti. E questo dovrebbe aumentare la lucidità delle persone nel comprendere la propria situazione, no? Questo non vuol dire che è tra l'altro anche capire come con la modificazione di alcune cose a livello locale si può intervenire su una situazione che è globale. Okay, grazie. Di che, grazie a te, Rosa. Chi parla ancora? Va bene, se non c'è nessuno, direi che noi abbiamo completato la comunicazione di oggi. Vi ricordo che se volete, se come diceva prima Raniero, non è obbligatorio, però se volete mandarci delle foto su problemi e risorse e con piccoli vostri commenti, altre cose, ci sarebbe interessante e potrebbe andare a confluire rispetto nel documento che stiamo facendo. Poi casomai questo, se volete, possiamo farlo diventare anche un'azione collettiva con i cittadini. Per cui a un certo punto può dire, a un certo punto andiamo tutti insieme, andate ciascuno di voi. Sono delle forme di interattività che sono al limite anche gratificanti per uno che partecipa, che non occupa molto tempo, ma può essere anche un'iniziativa che interessa. Questo dipende però dal contesto in cui lavoriamo, se vedete che c'è tanta disponibilità degli altri, questo siete voi che ce lo dovete dire. Si possono anche, la foto è la cosa più semplice, ovviamente. Uno gira, dice fammi una foto, lui lo fa. Però pensieri, riflessioni, però possiamo anche trovare cose un po' più articolate. Io partirei con questa. Questo però lo dovete dire voi. Dovete dire voi rispetto al laboratorio che ci avete, alle persone che ci stanno, se ritenete che sono già troppo... Possiamo anche fare dei questionari da mandare a casa, da portarsi a casa loro la seconda volta. Insomma, questo è il tema di riflessione che si diceva prima. Se vogliamo aggiungere qualche cosa, siamo a disposizione, però siete voi che ci date, diciamo, la richiesta, insomma. Okay? Quindi, perché non è obbligatorio, diciamo obbligatorio. La parte base è quella che ci siamo detti. In più si possono aggiungere altre cose, come volete voi, noi siamo a disposizione e lo vediamo insieme. Allora, a questo punto noi ci siamo presi l'impegno che mandiamo la parte elaborata, scritta a tutti voi, quindi il primo e il secondo PowerPoint che abbiamo visto. E vabbè, ci possiamo salutare. Vi do un bacio forte, mi fa sempre piacere incontrarvi.